Buonasera, benvenuti a questa edizione del sabato del TG. Occhio alla notizia, apriamo con una di cronaca. Andiamo a Pesaro per l'esplosione di una bombola di gas. Poteva sicuramente andare peggio agli abitanti di una palazzina di via Respighi 40 per l'esplosione di una bombola di gas. Stamattina alle 11.03 i vigili del fuoco, che sono stati chiamati ad intervenire, hanno domato un incendio causato dalla perdita di gas di una delle due bombole presenti in una legnaia adiacente al fabbricato. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato l'area completamente invasa dal fumo. Al suo diradarsi hanno potuto constatare che una delle bombole era completamente esplosa e che la seconda presentava il dardo ancora acceso e le fiamme che uscivano dall'ugello che non chiudeva, probabilmente perché difettoso. L'innesco dell'incendio è stato causato da una scintilla da un barbecue acceso da una signora per grigliare delle melanzane che si è avvicinata all'area che ormai era satura di gas. Tanto spavento, nessuna conseguenza fisica e un po' di pareti confinanti con la legnaia annerite. Questo il bilancio che, fortunatamente, il pronto intervento dei vigili ha contenuto nei danni. E rimaniamo a Pesaro perché continua senza sosta l'azione della squadra mobile voluta dal questore per un'estate sicura. Agenti di Pesaro e del reparto prevenzione crimine di Perugia nelle giornate del 21, 22 e 23 agosto hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio. Controllate oltre 300 persone, 150 veicoli e 3 esercizi commerciali a Pesaro. Nella giornata di giovedì 21 agosto è stato rintracciato e denunciato a piede libero un cittadino rumeno di 22 anni, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, che non ha ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Pesaro. Questa azione straordinaria della Questura di Pesaro proseguirà anche nella prossima settimana. A Fano inizia la fiera, domani 24 agosto, primo giorno della fiera di San Bartolomeo, l'evento che con il suo arrivo segna la fine del periodo estivo e consegna vacanzieri e cittadini alla ripresa delle attività lavorative. In questi tre giorni c'è solo l'imbarazzo della scelta per chi vuole divertirsi a curiosare tra le 229 bancarelle e scoprire qual è la novità di quest'anno. Dalle 7 alle 24 la Sassonia e Viale Adriatico e Traverse saranno invase da centinaia di persone fino a martedì 26 agosto come di consuetudine ogni anno. Ed ora una di sport, l'Alma compra ancora, preso il fantasista Borrelli, classe 1985, centrocampista offensivo, un acquisto da 90 che migliora sensibilmente un collettivo già di per sé competitivo. Altro colpo di mercato quindi per i Granata che chiudono la campagna acquisti con il botto. Domani la sfida in Coppa Italia contro la San Benedettese. Chiudiamo questa edizione del telegiornale con gli appuntamenti per la serata. Al Cairo di Monbaroccio per i buongustai ed amanti del cibo tradizionale l'ottava festa della tagliatella e dalle 19 sono aperti stand gastronomici e tipicità locali. L'ingresso è libero. A Bellocchi di Fano, penultima serata del Paese dei Balocchi, in piazza Bambini del Mondo. Anche questa sera un ricco programma di spettacoli, laboratori per i più piccini, mostre, musica per gli amanti del ballo e buon cibo nostrano. In centro a Fano, se volete unire l'utile al dilettevole, alla Corte Malatestiana, uno spettacolo il cui ricavato va in beneficenza. Alle 21.15 Claudio Pacifici e Ermanno Simoncelli mettono in scena No, no, non è così. Due atti scritti da loro stessi. L'incasso andrà all'associazione Adamo e la Onlus La Cittadella. E questo è veramente tutto, io vi ringrazio per averci seguito anche questa sera, l'informazione torna lunedì sera alle 20.30 con il TG Occhio alla Notizia. Questa edizione, come tutte le altre e come la rassegna stampa, anche la potrete trovare sul nostro portale occhioalanotizia.it. Buona serata e buona domenica a tutti voi.